Buongiorno, oggi è sabato, ho deciso di fare un vlog perché mi sono svegliata di ottimo umore. Ieri era venerdì, c'era stato un tempo terribile e anche se avevo il pomeriggio libero non ho potuto approfittarne per niente perché era freddo. Boh, ho fatto comunque una passeggiatina, ma stamattina invece mi sono svegliata alle 7:17, anche se è sabato. Ho aperto le finestre e c'era un sole pazzesco, quindi mi ha messo subitissimo di buon umore. Infatti sono le 9:30 e ho già fatto, ho pulito la cucina, ho pulito la camera, ho fatto colazione e adesso sto aspettando che si asciughi in camera per mettere via la scopa a vapore e uscire. Dunque, chiedo scusa per la mia situazione di faccia. La faccia è distrutta da un'eruzione, un eczema, una malattia, un'allergia, non lo so. È una settimana che non mi trucco e si vede. E vabbè, comunque oggi sto un po' meglio, anche se qui ci sono ancora dei bei brufoletti. Comunque, rispetto a quello che è stato giorni passati, sto molto molto meglio. Comunque, continuo, visto che è fine settimana e vado solo per fare delle compere, continuo i giorni non make up. Che bello, speriamo di non incontrare nessuno che conosco. Allora, il programma è: ora andiamo all'acqua e sapone vicino a casa perché mi mancano delle cose per la lavatrice. Poi andiamo a fare la spesa da Eurospin. Ho una bella lista della spesa, vediamo se quando torno faccio anche uno svuota la spesa. E poi voglio andare da Bottega Verde perché ho finito il profumo e quest'inverno sotto Natale ne avevano uno. Una confezione rossa che credo si chiami Camelia, buonissimo, che ricorda molto secondo me Escada, forse Born in Paradise o quello che sa più di cocco, che io adoro, però la resistenza è la persistenza è veramente scarsa. Comunque, d'inverno l'avevano finito, ieri ho telefonato e mi hanno detto che è tornato, quindi visto che io sono senza profumo mi precipito a prenderlo. Per il pomeriggio prevedo, dopo questi giretti, di fare pranzo e poi vediamo perché potrebbe sia prendermi il labbiocco sia la voglia di andare a fare un bel giro a piedi. Vedremo. Che vi avevo detto? Speriamo di non incontrare nessuno. Invece che ho incontrato una ex compagna di liceo che non vedevo almeno da 20 anni. Probabilmente l'anno successivo lei si è sposata presto. E penso che non la vedevo dal suo matrimonio, da un pranzo, una cena che aveva fatto dopo il matrimonio qualche mese. Comunque, meno male che anche lei è ridotta, non era al massimo della forma. Tipo, a un certo punto ha fatto: siamo un po' invecchiate, eh. Quindi, vabbè, dai, magari se ci vediamo di domenica col colore fatto e senza allergia, stiamo meglio tutte e due. Comunque, ho fatto la spesa e ora vado a casa perché ho già fame. Niente, all'improvviso la tragedia. Sono così triste che potrei anche interrompere il vlog qui. Sono andata all'Eurospin per fare la spesa e avevo una voglia pazzesca di insalata. È da stamattina che penso mi faccio un'insalata col pomodoro, l'uovo sodo. Con questo sole che ho visto stamattina avevo voglia di qualcosa di fresco. All'Eurospin avevano un'insalata gentile, che era veramente bellina, l'avevano appena messa, bellina fresca. Evidentemente l'ho messa nel carrello di qualcun altro perché quando sono tornata a casa non c'era. E niente, sto riparando con. Ho fatto il farro. Ci metterò comunque il pomodoro, l'uovo sodo, una specie di insalata senza insalata. Anche se la delusione è veramente, veramente grossa. Ma attutita dalla mia spedizione da Bottega Verde. Ragazzi, l'ho trovata, Camelia d'inverno. In questo momento costa 14,99 invece di, non lo so, il doppio, credo 30. È buonissimo, è ancora più buono di quanto mi ricordassi. Sul momento mi sono un po' confusa perché ho cominciato ad annusarne anche altri della stessa. Aspettate che cerco di mettervi da qualche parte. Ce n'erano anche altri della stessa famiglia. C'era un gelsomino notturno con la confezione nera, se ci andate, che mi aveva fatto vacillare,
Perché questo mi sembrava che non resistesse, cioè l'ho spruzzato lì sul su quei cartoncini appositi, ma mi sembrava che non resistesse. Poi l'ho messo un po' sul polso, ho fatto un giretto, invece no, si sente molto. Vi faccio vedere la boccettina perché è troppo bellina. Purtroppo l'ho rotta qui perché... Eccola qui, è troppo carina. C'ho anche questa sobrissima perla in plastica. Eccola. Sono 50, 75 ml. Allora, riconfermo quanto avevo detto prima. Ricorda moltissimo i profumi di Escada. Sognante, voluttuosa e delicata, una dolce melodia di fiori e legni ambrati costruita intorno alla magnifica eleganza della camelia d'inverno, che con i suoi petali vermigli adorna i giardini durante la stagione fredda. Se devo essere sincera, io sta camelia d'inverno non ce l'ho esattamente. Bella. Giardini durante la stagione fredda. Modo d'uso, vaporizzare dietro le orecchie e sui polsi. Testa, mandarino, accordo di frutti rossi e limone. Cuore, fiori d'arancio, accordo caramello e camelia. Fondo, patchouli, legni ambrati e legni di sandalo. Sì, forse il mandarino si sente. Io, mamma mia, sono pazza di questo profumo. Sono spruzzata appena salita in macchina e devo dire che ancora si sente. Oh, buonissimo. Allora, tocchiamo ferro, ma oggi è una giornata che mi sta dando delle soddisfazioni. Salata a parte, ma farò astrazione. Allora, rieccomi. Ho mangiato. Ho fatto un'insalata, appunto, senza insalata. Ora con il mio look col mio look da casalinga disperata mi sono data una aggiustata in faccia, mi sono quantomeno fatta le sopracciglia e mi sono messa un po' di correttore perché ho rivisto le clip che ho fatto stamattina. Oh mio Dio! Scusate, penso che chiamerò questo vlog il vlog della bruttezza. Che ne pensate? Allora, sì, sto praticamente ho appena fatto finito di fare pranzo, ma sto già preparando la cena perché ora mi voglio riposare, appena finisco mi voglio riposare. Poi voglio andare a fare una bella passeggiata, incrociamo le dita che non piove, che non mi venga un attacco di cervicale, che non si alzi un vento pazzesco. Poi voglio passare un po' da mia mamma e poi, boh, vediamo. Allora, vi faccio vedere che cosa sto preparando. Voglio preparare il goulash. Dunque, qui ci sono le cipolle che stanno appassendo, un po' bruciacchiandosi nel burro. Passiamo di qua, pa. Qui c'è il tablet e qui c'è la carne che sta marinando, cioè già nella farina, scene del crimine, che è nella farina con la paprika. Dunque, se ho capito bene, ora devo... è la prima volta che lo preparo, quindi se ho capito bene, ora devo... dovrei farlo abbrustolire in un'altra padella, ma in realtà non c'ho voglia di sporcare 100 padelle. Quindi appena la cipolla è arrosolata la metto da parte in un piattino e nella stessa padella faccio arrosolare anche il manzo. Mi trovate a ricetta già iniziata perché intanto non ho un treppiedi per appoggiare il telefono, quindi non, chissà, magari un giorno me lo prendo. Quindi è troppo difficile cucinare e tenere il telefono nello stesso momento. E poi perché stavo guardando il video di Nicole che reagiva ai video di Issima. Ciao Issima! Ti adoro! Incontriamoci a Firenze! Andiamo a mangiare all'antico vinaio. Tu le mangi queste schifezze un po' grasse? Sì, ti ho visto mangiare un ciaccino nel mukbang. Ti prego, scoprici, amaci e andiamo tutti insieme a Firenze a fare shopping e a mangiare una schiacciata. Allora, dunque, sì, quindi non potevo usare il telefono perché stavo guardando il video sul telefono. Ora vado avanti con la preparazione, piccolo riposino, goccino di caffè e basta, poi ci rivediamo. Thank you.
sono arrivata. Parlo piano per, anche se non c'è nessuno, così per non disturbare la natura, la tranquillità. Comunque, questo è il mio look. Oh, il bastone. Le scarpe fluo. Ho il bastone da camminata nordica. Anche se non faccio camminata nordica perché nel tempo che ci ho provato mi venivano degli attacchi di cervicale pazzeschi. Probabilmente perché mi obbligava ad un'andatura che non era la mia. E quindi il collo soffriva tantissimo. Questo lo tengo per difendermi dai cani. Non che io voglia picchiare i cani, sia chiaro, io adoro i cani. Ma ci sono molte persone che tengono il cane sciolto. Io ho paura di essere aggredita. In realtà mi è successo una volta. E quindi lo userei per difendermi. Va bene, ora c'è qualcuno, mi vergogno. E poi voglio godermi la tranquillità del momento, quindi ci vediamo a casa. Allora, sono tornata, come si vede, mi sono lavata i capelli, sono stata a trovare mia mamma. Ora sono le 7, il mio goulash è praticamente pronto. Sono indecisa se prepararlo o con le patate lesse o con un po' di polenta. Eccolo qui, lo vedete? Deve ancora finire di... forse anche di cuocere, non l'ho assaggiato in realtà, ma insomma nel tempo che lo scaldo sarà pronto. E niente, detto questo io quasi quasi ci saluterei qui, perché tanto per la serata non vedo attività pazze. E niente, io ho passato un bellissimo sabato e ci vediamo presto e salutiamo anche Sere. Ciao Sere e ciao a tutti! Devo riaprire il vlog per dire che ho assaggiato il goulash, è buonissimo! Preparatelo!